come in tutte le crisi si nascondono delle grandi opportunità. Molte imprese in questo momento si stanno riconvertendo per gestire al meglio l'emergenza, ma siamo tutti pronti per questa ripartenza che auspichiamo ci sia quanto prima e naturalmente guardiamo con un certo ottimismo anche al futuro, questo 2020 che nella nostra regione sarà ricco anche di importanti appuntamenti come la capitale italiana della cultura a Parma, che con ogni probabilità si posticiperà anche per il 2021, le celebrazioni dantesche nella nostra città, Ravenna. E per far sì che il nostro territorio si rialzi c'è ovviamente bisogno dell'aiuto di tutti. Un'idea potrebbe essere fare un invito a tutti gli emiliano-romagnoli e non solo, per le prossime ferie, per le prossime vacanze, quando potranno esserci, di scegliere i nostri territori. Assolutamente sì, molte persone in questo momento lo stanno riscoprendo. L'Italia ha un patrimonio artistico, culturale, delle bellezze naturali, ha tantissimo da offrire anche in quelle città considerate minori, di medie dimensioni, e quindi ci sarà senz'altro una riscoperta del nostro territorio e sono convinto che gli italiani lo prediligeranno, perché appunto abbiamo tanto ancora da scoprire. E come abbiamo già detto diverse volte, dalle difficoltà anche estreme come quelle che stiamo vivendo in questi giorni possono nascere anche tante nuove opportunità, ma anche tanti nuovi metodi di lavoro. Di certo sì, lo smart working ha cambiato anche un po' la nostra percezione. Di certo si modificherà, diciamo, l'approccio a quello che è l'ambito, diciamo, più legato al mondo del lavoro, la parte turistica, quella più vicina alla clientela business, e quindi naturalmente si dovranno mettere a disposizione nuovi servizi anche nelle camere, quindi probabilmente si farà sempre più ricorso al digitale e quindi la possibilità di poter attivare dei servizi di videoconferenza si dovrà essere forse prevista anche in molte camere di hotel, ecco, perché è una nuova frontiera che probabilmente accompagnerà il nostro lavoro anche nel futuro. Come presidente di Ravenna Incoming sei ovviamente quotidianamente a stretto contatto con tutti i privati che fanno parte del consorzio. Come se la stanno cavando? Qual è il sentire di questi giorni? Ravenna Incoming è una DMC, cioè è un consorzio di privati che nella città di Ravenna gestisce l'accoglienza e l'informazione turistica e si occupa della commercializzazione del territorio, naturalmente nell'ambito anche di grandi eventi, di manifestazioni e quindi strettamente legato alla parte anche di informazione e di accoglienza al turista. C'è molta preoccupazione naturalmente sul fronte economico, però i romagnoli sono un popolo di ottimisti e quindi questa caratteristica li sta accompagnando anche in questo momento di grande difficoltà. Sono sicuro che saranno pronti, si faranno trovare pronti a questo appuntamento della riapertura. Ma tu sei anche titolare del noto ristorante della Ravennate La Campassa, Fosso Ghiaia per la precisione. Come sta cambiando il mondo della ristorazione in questo periodo? Il settore della ristorazione in questo momento si trova di fronte a un'interpretazione del prossimo futuro. Oggigiorno siamo chiamati a riflettere, siamo chiamati a prendere consapevolezza del nostro ruolo di grande responsabilità sociale. Il nostro settore cambierà sicuramente in meglio e credo che dovremmo tenere maggiormente conto nello svolgere la nostra funzione, nel nostro mestiere, di un concetto di etica, di un concetto di rispetto dell'ambiente, di rispetto delle persone. Dobbiamo rimettere un po' in riga le nostre priorità attraverso un'offerta che deve essere rivista, deve essere in linea con quello che possono essere nuovi concetti, quindi maggiore attenzione all'ambiente, maggiore attenzione alle stagionalità, maggiore attenzione alle metodologie di allevamento. Abbiamo visto come in questo periodo il rapporto tra uomo e animale, anche nell'ambito di questa epidemia, è diciamo così stretto e così importante anche per garantire la salute e la salubrità del nostro ambiente. Quindi dovremmo prediligere prodotti locali, dovremmo prediligere metodologie di allevamento meno intensive, dovremmo saper proporre un'offerta più etica e più responsabile.